andiamo a parlare di wifi. Per Milano si sono aggirati due figure. È imperdibile. Erano in una zona di Milano di Corso Como, sono due wifi busters, una nuova figura professionale, visto che sta arrivando la disoccupazione. Gigi, ci siamo trovati questo nuovo lavoro. L'argomento non è fine a se stesso, perché vedrete quali sono quest'altro luogo di Milano da cui vi potete connettere a internet attraverso gli hotspot, ma poi introduce il discorso del nostro amico Razio, che porterà a breve anche a Milano e in Lombardia il WiMAX. Andiamo a vedere il servizio. Con Gigi l'altra volta avevamo provato nel nostro excursus nei luoghi sacri di Milano la Galleria del Duomo. Siamo venuti a Corso Como, un luogo che è molto frequentato dai giovani, la moda, un luogo simbolo, per vedere quanti accessi ci sono per i turisti che passano per Milano e vogliono fare come a Berlino, a New York, a Singapore, cioè cercare una linea wifi. Ci sono qui degli accessi invisibili ai... Allora, ce ne sono aperti, perché chiaramente non devono essere aperti, non protetti, e ne abbiamo trovati alcuni, li abbiamo utilizzati, li abbiamo navigato un po'. Hai usato che telefonino, che smartphone stavolta, G? In questo caso è un BlackBerry Bold, l'ultimo modello del BlackBerry, un po' più multimediale, tecnologicamente un po' avanzato, però insomma, si può usare qualsiasi cellulare wifi. A che velocità scaricavi in Corso Como? Non si riesce a capire, comunque è abbastanza buona, sicuramente come il GPRS. Andiamo a cercare altri luoghi di accesso gratis. Pesteranno in giro per Milano a cercare. Allora, siamo diventati... Chiamateci se vi trovate. Esatto. Wifi Busters.